del dottor Roberto Scarpinato, che come sapete è il procuratore generale di Palermo. Non è qui non per motivi istituzionali, come si dice sempre, ma per motivi assolutamente privati, e quindi è molto dispiaciuto di questa assenza, perché è, come molti di noi, molto sensibile su tutti questi temi. Quindi io vi porto il suo saluto, al quale ovviamente unisco il mio personale. Il tema è molto caro a noi magistrati del pubblico ministero. Io non vi faccio un intervento, è solo un saluto, poi sarà la collega Di Nastro che farà l'intervento domani. Dicevo, è caro ai magistrati del pubblico ministero perché ormai da anni abbiamo tutti un po', anche noi che non siamo più giovanissimi, noi diciamo quelli della mia generazione, una sensibilità diversa rispetto al passato e un'attenzione diversa rispetto al passato, che si è concretizzata nella struttura stessa degli uffici giudiziari inquirenti. Infatti, certamente nel distretto della Corte d'Appello di Palermo, che è quello nel quale opera appunto la Procura Generale di Palermo, tutti gli uffici del pubblico ministero, quindi tutte le procure della Repubblica, hanno un gruppo di lavoro al loro interno che si occupa di reati a sfondo sessuale, quindi anche di stalking. Questo non è un passo avanti da poco, perché sappiamo che per lunghi anni questi reati finivano assegnati a pioggia, un po' tutti i colleghi se ne occupavano. Adesso ogni ufficio di primo grado ha un gruppo di lavoro specializzato, c'è qua a Palermo, c'è ad Agrigento, dove io ho lavorato per 9 anni e dove i reati a sfondo sessuale in genere e o i maltrattamenti in famiglia costituivano una grossa percentuale del numero degli affari di quella Procura della Repubblica. Questo come primo grado. Poi noi come Procura Generale, che come sapete appunto facciamo i pubblici ministeri in grado d'appello, sino a quando ci lasceranno, okay, abbiamo una particolare sensibilità e prestiamo particolare attenzione alle sentenze di primo grado che vengono al nostro visto, e con tutti i colleghi che, anche se non strutturati in un gruppo di lavoro, ci sono alcuni colleghi particolarmente specializzati in questo campo, come appunto la collega Agliastro, cerchiamo di rimediare a eventuali errori o comunque a eventuali situazioni che a nostro giudizio costituiscono errori di diritto, e quindi svolgiamo e presentiamo gli appelli avverso la sentenza di primo grado ogni qualvolta ci sembra che il giudizio dei giudici di primo grado, con tutto il rispetto che ovviamente meritano, non sia conforme a legge. In particolare, uno dei casi più frequenti di impugnazione riguarda l'applicazione del fatto di lieve entità per i reati sessuali, che ogni tanto appunto viene derubricato il reato con una certa larghezza, con una certa generosità, e in tutti questi casi il pubblico ministero di secondo grado interviene. Questo più o meno, insomma, in estrema sintesi, giusto per farvi capire chi è che vi parla e qual è il mio mestiere. Certamente abbiamo fatto tanti passi avanti. Non abbiamo raggiunto l'optimum, ancora specialmente nelle periferie troppi delitti, non dico annunciati, ma comunque prevedibili, purtroppo non riusciamo a prevenirli del tutto, però io credo che lavorando tutti insieme, magistratura inquirente e magistratura giudicante, per quello che ci compete, possiamo affrontare il futuro con qualche strumento legislativo in più e con qualche successo in più, che per quello che mi riguarda vuol dire avere sempre meno episodi di violenza e comunque sapere giudicare dai primi episodi che avvengono, avere appunto un giudizio completo e sereno della pericolosità di quelli che noi chiamiamo confidenzialmente i nostri clienti. Su questo noi operiamo e speriamo di essere sempre più attenti e sempre più sensibili. Grazie.